sbagliato tutto, credi a me. Con l'amore non si scherza mai. Se mi lasci solo, non pensare che io resto a piangere te. Ma io credo nell'amore che ho trovato conoscendo te. È solo colpa tua se succederà che il cuore mio girerà. Il mio cuore sembrerà un mulino a vento e allora girerà per altre cento. Se questo non ti va, tu stammi accanto e non lasciarmi mai. Che ho trovato conoscendo te, è solo colpa tua se succederà che il cuore mio girerà. Il mio cuore sembrerà un mulino a vento e allora girerà per altre cento. Se questo non ti va, tu stammi accanto oppure girerà per altre cento. Il cuore sembrerà oppure girerà per altre cento. Se questo non ti va, tu stammi accanto e non lasciarmi mai. Okay, grazie. Grazie a Franchino Nori, Little Frank e Patrizio Maria. Allora, nel tempo di questa canzone, che aiutatemi, è durata circa 3 minuti, giusto? Allora, Vincent ha realizzato questo capolavoro. Bravo. Grazie. Io osservavo che sei di una velocità, proprio con i pennelli, paurosa, sì, perché molto... prima, allora, sei partito facendo appunto le eliche, le chiamiamo delle, così, del mulino, dopodiché hai fatto un cuore. Il cuore, perché parla anche d'amore. Parla d'amore. L'amore, il mulino a vento e poi l'esplosione dei colori che vanno... Poi c'è stata questa esplosione di colori che vanno appresso. E intorno a questo... questa rifinitura, chiamiamola così, di giochi, no? di pennello. Di pennelle, sì. Senti, tra l'altro volevo dire, tu sei nato in Francia, vero? Sì. Però vivi, adesso ti dividi tra l'Italia e Roma. Parigi e Roma, però sei nato a Grenoble. A Grenoble, sì. E come mai poi la scelta di arrivare fin qui in Italia? L'arte ti ha portato qui, secondo me anche un po' l'amore ti ha portato qui. Sì, ma l'Italia è il più bello paese del mondo, Senti... Dunque, poi la mia compagna Silvia è romana. Silvia, infatti, che abbiamo qui, Silvia, che tra l'altro ha anche il tuo ufficio stampa, ed è anche lei un'artista, sì, perché sì. Realizza lei anche fa delle creazioni, i gioielli. Gioielli. Benissimo. Tutto fatto a mano. Senti, quando hai scoperto che proprio l'arte e la pittura facevano parte proprio della tua vita? Beh, io l'arte è sempre stata, anche da piccolo. Perché io quando andavo a scuola ritrattavo i maestri, infatti mi facevo sempre, che mentre loro facevano i conti io facevo i ritratti dei maestri da piccoli, dunque è sempre stata una parte di me. Poi col tempo e poi sono hai venuto... frequentato un liceo artistico, no, per questo tutta... un'accademia, no, autodidatta. Poi da lì sono stato più portato nell'impressionismo dell'Ottocento all'epoca e per anni dipingeva all'aperto. Riprendevi i paesaggi, la natura, tutto... Questo a Parigi, mentre tu passeggiavi tra le strade di Parigi e di Grenoble... Riprendevo un po' anche le città a Parigi, più la natura, ero più attirato per la natura. Ecco, che già, perché poi ogni artista, ogni pittore... È l'impressionismo. Ecco, quindi... L'impressionismo sarebbe dell'epoca dell'Ottocento, di Monet, Gauguin, anche un po' lo stile Van Gogh, con quei colori forti. Ecco, le ballerine di Degas, quella era bellissima. Comunque il periodo è un po' quello, sì, anche. Poi piano piano, mano a mano, col tempo, non la sentivo più mica quell'arte di fare i paesaggi, era diventato noioso. E mi sono riavvicinato poi con la musica,
e sentendo la musica poi ho iniziato a fare delle performance piano piano con i cantanti. Ecco, tu sei l'unico artista performer che mentre si canta comunque si realizzano ce ne stanno parecchi comunque che fanno dei, però è un altro tipo, fanno più i ritratti da solo, però proprio accoppiato con la musica ce ne stanno pochi.